Allora. Una, una piccola cosa che voglio dire è ma a Bruxelles non c'è il Covid? Non ho capito, no, dico ma eh, no. A Bruxelles, a Rotterdam, non c'è il Covid perché? Okay. E perché era pieno di gente, pieno di pubblico. Noi abbiamo questi quattro gatti spelacciati sì, sì. lì. Ma, ma ormai tamponati. teniamo duro, abbiamo ancora una puntata. Eh ho poi. capito, eh. ma lì erano tutti appiccicati tutti insieme. Com'è possibile? Non so... Ma è... chiedo? Chiedo per un'amica, no, volevo ma, sapere. Ma magari erano tutti, anzi sicuramente sono stati tutti tamponati, avranno le, le distanze fra, nel, nel teatro. Eh? Il microfono, porca. Sì. miseria. Si, si è attaccato il microfono all'orecchino. No, se vuoi faccio la telecronaca. Si, si è, stacca è staccato il microfono, adesso sto così col microfono. Si è staccato il microfono. Siamo fuori di testa. Deve entrare qualcuno, deve entrare cortesemente qualcuno ad aggiustare l'orecchio. Insomma, o a togliere l'orecchio o ad attaccare il microfono. Ci sono, non nel naso anche. mi faccio il tampone col microfono. Guarda, faccio la No, 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 no. Guarda, faccio Bruno Vespa. Ecco, in questo momento il nostro tecnico sta cercando di aggiustare il microfono della signora anziana che è qui accanto a noi. Scusi, non interrompa la telecronaca. È un'operazione di Difficile, mai tentata prima in diretta televisiva, è la prima volta che accade, lo seguiamo con le nostre telecamere. Attenzione, è questione di un attimo. Ah, ecco, veloce. sì, grazie, grazie. <ride> Viva la Rai, hai visto? Sì, però anche tu hai un orecchio che non è adatto a fare televisione. Oh, eh, ho capito, non posso. Se... Ho le orecchie così, smettetela di dirmi, che le orecchie troppo sono piccole. Cosa faccio? Vi faccio ingrandire <ride> l'orecchio? Non lo so, per non lo so ma... però hai avuto tutta la vita per pensarci. Ad... Ma io ho capito, so, io le ma ho, le, ho altre urgenze. Eh, vabbè, però... Se devo rifarmi qualcosa, non le orecchie. c'è. come diceva il maestro, ci vuol... perché ci vuole orecchio? Ecco. Okay, vabbè, allora. comunque, io volevo comunque sì. mandare intanto tutta la mia solidarietà sì. a tutti gli allergici d'Italia. Eh, perché già col covid è un gran casino, eh, con l'allergia è ancora peggio, perché tutte le volte che insomma magari è giù eh so, sì, per sì, strada sì. la gente si allontana sì. e tu devi spiegare no guardi, eh, non è sì, col, è eh, allergia pollini, al polline eccetera, so. ti guardano come fossi Dracula eh, so. e, e, e poi tu dici che non è quello ma lo devi dire 850 volte sì. al giorno e soprattutto nessuno ti crede, ti crede certo. eh. e poi con la mascherina eh, ti frude il naso, quindi non riesce a grattarti, ti viene il, il naso tipo Voldemort alla fine, no? Sì, cioè sono sì. i buchi sì. e le dita lunghissime <ride> che non ho mai capito come faceva a scaccolarsi. Beh. Comunque, a proposito di stranezze, sì. non so se avete sentito che in Romania è possibile andare a farsi il vaccino col pacchetto completo nel castello di Dracula. Beh, che bello! Vediamo, vediamo il titolo. Bellissimo! Ecco, il castello di Dracula diventa un centro vaccini per turisti in Romania, nel pacchetto iniezione Pfizer e visita alla mostra. Se ti fanno anche un prelievo? No. Cioè tu entri, invece di dire scopro il braccio e ti dicono scopro il collo. Poi cioè. arriva un vampiro che ti inietta il Pfizer direttamente coi canini, poi arriva Dracula, si presenta, dice io sono over 60, con l'emoglobina bassa, quindi sono un profilo rischio, sono già stato vaccinato. Grazie, arrivederci, buonasera. Vabbè, comunque prima o poi verranno anche gli alieni qua a vaccinarsi perché non so se hai sentito questa settimana. Allora, lascia, stare che... lascia stare, non dimmi allora... questa cosa che io ho un rammarico che tu non sai. Cioè? Eh perché io volevo chiedere al, al presidente Obama, eh? perché io sai che ho chiesto la stessa cosa a, a, al presidente Gorbaciov, l'ho chiesta a Condolisa Rice, l'avevo chiesto, non mi ricordo più a chi, ma insomma a tutto il mondo se esistono gli UFO. Ecco. E ho detto posso chiedere a Obama se esistono gli UFO? E non gli hai chiesto? E chiesto. adesso te lo dico io perché il Pentagono ha confermato l'autenticità di un video e ha detto sì sì e sono veramente dei. UFO. Però non ha detto che sono i marziani ha detto ufo, UFO oggetti non, non identificati, identificati. Sì. vediamo il video non so se vi è capitato di vederlo vediamo il video ecco molto chiaro cioè, dov'è il video? cos'è quel, cos quel turupupo lì di fianco? ecco guarda lì è un diamante è, è, è veramente è un'ecografia praticamente cioè non si capisce Perché ma che può ma ma che non ci sia mai un filmato chiaro? ma io dico ma un sì. filmato del 2019, neanche sì. del 1970, fammi capire, con cosa l'hanno fatto? Con un Nokia startup, quelle che si chiudono così? Con i sali di Mercurio dei Fratelli Lumiere. Abbi pazienza. Però, però tu, tu, poi ci, tu ci speri, no? Credi, ma no, no, ma io dico, eh. ma intanto dico una cosa: eh. per esempio, la Ferragni riesce a fotografarsi gli zigomi con una definizione eh. di mille mila, non so come si chiamano, e lì. Cioè, il Pentagono fa un video in super otto Infatti, dovrebbero, in dovrebbero chiamare Chiara il Pentagono. Assolutamente, esatto, ma, esatto. ma poi, comunque, vanno su, eh, su Marte i eh, Curiosity, gli Abiliti, i Furbologi. Riescono a contare i granelli di sabbia di Marte, le sgommate di Badoliti e poi non riescono a capire che cosa c'è dentro quei, quei, quelle navicelle. Nessuno ne ha mai visto. Cosa ma non dentro. si sa cosa sono, non si sa. E se no, sono. ma noi vogliamo sapere come sono fatti i mortiari, a parte che ma non, non è identificati è, può, essere può essere qualsiasi tutto, cosa una pilone. Eh? anche una punto cabrio fotografata male eh, <ride> si va da un, non so, da un faretto di una twingo di una che ha sbattuto parcheggiando a che ne so un disco volante della galassia di Succa capisci? Cioè, può essere qualsiasi cosa allora tu sai quanto io stimi Alberto e Piero Angela no? Che no non lo so io, però ci io credo io discendo direttamente da loro ah no? sì, non lo sapevo sì, sì. io proprio per la scienza sono luce faro sì, sì, e sì, eh, certo, sì sì C'eravamo io e Madame Curie. Sì. Adesso sono rimasta io. Di, di Pinerolo, detta così è di Pinerolo, Madame Però Madame la domanda Curie, Madame che io Curie. Faccio adesso. questi scienziati. Eh, sì. Ma possibile che non abbiamo mai, mai, mai visto mai. davvero la faccia dentro la navicella? Ma di non cui... è una navicella, non è detto che sia una navicella. Qualcosa. Magari un'arma. Eh, un magari sarà un magari monopattino. Una... Ma no? no, un aeroplano di un altro paese. No, allora, noi vogliamo no. sapere, magari il cosmo è abitato da esseri, non so, vegetali intelligenti, tipo... Patate con l'occhio furbo, magari esseri tutta testa che rotolano invece di camminare. Oppure marziani altissimi come due Pipi Baudi uno sull'altro sì. con la lisca eh, di pesce al posto della sì. spina dorsale, magari invece di avere le dita lunghissime ce le hanno piegate a 90, tipo lui. Chi è lui? Vediamo. No, ma non so se non l'hai mai notato tutte le volte che l'hai intervistato. Cioè, no. ma, guarda che, ma guarda che pollice ha, ah, che è digitale vero. terrestre. È ma tu prova a piegarlo, tu. Com è? Ma eh. com'è possibile? Eh, è vero. Cioè, io capisco il pollice Beh, opponibile. È, è agile, è agile, Presidente. Ma, capisco il pollice opponibile, ma è opponibilissimo Tu non farlo che oppon... ti rompi. Non <ride> ma farlo... figurati, no. non mi si piega. Eh. Lui farlo... è un essere alieno, sembra uno di quei ganci che appendi in bagno per attaccare eh, le mani. <ride> le danzatrici balinesi sì. che fanno quelle danze. <ride> No, ma perché magari per carità abbiamo l'alluce Valgo, ma ci sarà anche il pollice Valgo, va a capire, eh? non so. Forse se l'hai pinzato nella portiera della macchina, però quando parla sembra sempre che faccia l'autostop, dura tanto per tutte le no, ipotesi. Comunque, no. va bene, no, ma perché ho letto sì. del, di Rubio. Che cosa ha dichiarato Rubio? Cosa dichiarato? Rubio. Guardiamo, Rubio non è il, il cuoco, da noi è uno chef sì. e eh, negli Stati Uniti è un senatore. Sì. Minaccia seria alla sicurezza nazionale. Uh, minaccia seria? No, ma... Minchia! No! No, questo non l'ha detto, non ha detto minchia, ma lo no, dico eh, io. Eh. E dopo il covid, e il razzo cinese <ride> e il reattore di Chernobyl, anche gli ufo. E eh, che cavolo! No, no, ma eh, no. abbi pazienza. La c'è serie perché non si sa cosa sia, eh, ma magari vengono in pace. Vabbè, comunque, eh, Obama magari vengono qua a portarci la banda larga, il 5G gratis. Ah, sì. eh, ma il presidente Obama ha detto che non, non ci sono proprio i marziani. Alieni, se volete prendere qualcuno, prendete Fabio. No, no, assolutamente no. Risucchiatelo col no. vostro raggio no, no, fotonico. No, 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 no. Però fate attenzione perché ha preso qualche chilo. Dovete aumentare <ride> la potenza perché se no non si alza. No, ma adesso dimagrisco da, da, da lunedì. Fai la dieta? Eh? Fai la dieta! Da lunedì. Ah, bene. Sì. Allora, comunque, secondo me, questi marziani hanno visto che noi siamo in un momento di debolezza. Sì. Hanno visto che, che siamo chiusi in casa, quando ci vediamo parliamo a distanza, non ci tocchiamo, abbiamo una mascherina in faccia, ogni due per tre ci facciamo infilare un bastone nel naso sì. e hanno detto ma questo è il momento giusto per certo. staccare". Poi comunque noi dobbiamo stare tranquilli perché se erano venuti per cercare una forma di intelligenza non li vedremo mai più, cioè è proprio sicuro. Ti ricordi incontri da avvicinati... La, la, la colonna sonora, ti ricordi? Ta, 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 eh. Eh sì. eh. Tra l'altro di che sesso saranno gli alieni? E non è detto che ce l'abbiano un se sesso, magari... Ah, magari... ce l'hanno tutti e due, sarà contento pillone. <ride> 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 magari ce l'hanno a giorni alterni, come le targhe. Cioè, i giorni dispari eh, sono maschi, i giorni pari sono... Vabbè, basta che siano felici. Comunque, secondo me, noi non, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, perché se arriva, arriva l'invasione in Italia... Di Maio Tempo due minuti si allea. <ride> Renzi è abituato agli incontri ravvicinati in autogrill. E Salvini farà la solita parabola: aiutiamoli a, nei pianeti loro, l'Italia gli italiani, Marte i marziani. Poi improvvisamente diventa filo alieno e si mette una felpa con scritto Marte. sono sicura. Oppure lo scrive sulla sabbia, hai visto la, la foto di Salvini che ha scritto sulla no. sabbia? No, non ecco qua beh che bello però eh, l'erede di Ennio Doris che bello e dico il bastone eh, è vero sì però. e poi non, non si è neanche ben capito cos'è quella roba lì un cuore un, un cuore, certo. una fragola un cuore che fragola Pac eh? un pacman non si capisce Ancora. No, ehm, però beh, pe pensa a Togliatti, magari Fanfani, Spadolini, eh, vabbè, ma che cioè scrivere sulla sabbia. Ma tu sei proiettata al passato. No, vabbè, ma una volta quando eravamo furbi scri lo scrivevano Franco I e Franco IV, scrivevano sulla Ho sabbia. scritto Tamo sulla sabbia, <ride> certo, <ride> sì. è vero. Sì, sì. Non so, credo che lo step successivo sia affittare un aereo, <ride> quelli della Grande Fratello. Comunque è vero che noi siamo molto più attenti all'immagine, soprattutto voi maschi siete attenti all'immagine. Davvero? Beh, anche tu Fabio. Cosa abbiamo fatto? Beh, intanto, per esempio, voi Fabio non lo vedete, ma nel camerino lui passa le ore a mettersi... Le ben, ore. Ben bene la camicia dentro i pantaloni. Ma neanche per sogno. Ma ti ho visto io in mutande che metto... Vabbè, ma me, me, le le ore, ore passano 5 secondi, che No, ore? no, perché mi parla mentre mette questa camicia... <laughs> Con i pantaloni non calati. Credetele, non credetele, non È vero? No, ma che è vero? È vero, ci abbiamo visto tutti. tutti sempre con le che metti a posto. Intanto, non entrate più nel mio camerino. <ride> allora, se volete parlarmi, mi mandate un sms, mi scrivete cos'è questa storia. Vabbè, comunque, Vabbè. adesso, sì. caro il mio sì. Fabiolino, sì. adesso è stato scagliato sul mercato un nuovo indumento per maschi. Non lo metterò? Il body da maschio. È il è il boy? body, boy, il boy, body. Vediamolo. Cos'è il body? Ma ecco qua. Ecco qua il eh, ma, ma è quello dei neonati È uguale Per voi che volete tutto tirato La maglietta tirata che non fa le grinze Quindi un pezzo unico Maglietta e mutanda Ecco quello che mancava all'umanità Guarda ecco. eh, ma, che è scomodissimo È Amma una tortura mia. quella ma cosa Ma pensate che il fidanzato si spoiler per la prima volta E lo vedi così <ride> La roba così ti fracassa proprio la libido, te la distrugge anche se lo indossasse Kang una roba così è una roba... ma poi guarda l'orgoglio maschile come è ridotto sembra un pugnetto di farina basta! scusate, vai avanti, mamma mia uno di quei dossi che mettono per far andare piano le macchine Dopo che hai visto il tuo fidanzato così, quando lo incontri poi per la strada fai finta di non conoscerlo. Immaginatevi Fabio col body. No, guarda, non è, non è da immaginare. No, fatemi mente locale un no, attimo, Localizzatevi. Ma lui è un ragazzo calizzato. giovane, potrebbe essere mio figlio, io sono vecchio, basta. Non, non ma poi la domanda è: da dove fai fuoriuscire uscire? E quello è perché poi. È, è il tenero Giacomo? Eh sì, perché. Eh? In caso no. di necessità bisogna eh, è complicato, è complicato, eh, è complicato perché già eh, fate fatica a centrare il bersaglio con i bod. Ma però... ah, vi voglio vedere maneggiare l'ordigno col body, eh? Va bene, va bene. Ve lo voglio vedere. Bene, e avanti. no, perché l'elastico te lo no, imbraga no. malamente. Che abbiamo... devi al flusso, e il pibe de oro diventa un idrante che ah, poi guarda è, che è impazzito! Non bisogna proprio. Lasciamo qualcosa no, di massimo. Ma io, io mi, mi immagino già i dialoghi dal balcone. Ehi Marisa, controlla il body di tuo marito. Perché stamattina mi ha fatto pipì sulle persiane, per dire. No, che Bene. poi il body è sempre stato anche un indumento femminile. Sì, certo. Andava Beh. molto di moda negli anni Ottanta, adesso sta tornando di moda. Io non ho mai potuto sopportare. A te piace, Fili, il body? A volte sì. A volte, A volte. vedi, ma perché ma, lei è Ma, ragazzi, ah, ma lei ha... sì. io invece non lo sopporto. Sai perché? Eh. Perché bisogna sempre. Brava, Filippa. Allora, cioè, la taglia è importante. <ride> visto nel come body. è stata diplomatica, ha detto a volte, a volte sì. sì. No, perché la taglia è importantissima. Adesso ti spiego. Perché la distanza tra le tette è. Sì. Eh... Non è la stessa in tutte le donne, sì. quindi non è che siano fatte tutte uguali, capito, sì. come la Sareno Reggio Calabria, andate sì. e ritorno, no? Quindi magari ci sono delle donne che lo riempiono tantissimo in alto e sotto faranno le grinze, o viceversa, lo riempiono tutto fino allo spasimo in basso e poi devono pregare che da sotto non si sganci perché poi ti arriva una scudisciata in faccia. Dimmi. Perché mi dici tutto questo? No, perché stavo parlando del body, perché stiamo parlando del body da uomo e parlo, parlo del body da donna, che poi non è neanche igienicissimo, secondo me. E non è che puoi tenere le mutande sotto, veri, Fili? Ma cioè, sì, ma una volta mi è successo che il bottone, puff, eh, esatto, perché il problema è quello che il gancetto, come dice la parola, aggancia, sì. e quindi sotto si aggancia. Se, eh. dico, se dico chi se ne frega è volgare. No, sì, sì, è no. scomodo. È un, sì. Guarda, è un'istanza femminile, ne possiamo parlare o dobbiamo parlare sempre solo di no, cose no, da uomini? No, 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 ecco, no, no, ecco, no. allora. Figurati. E allora ti dico che è anche molto scomodo quando uh, devi uh, Bene, grazie eh, mettere in una posizione strana la testa uh, da facchino, e lì comunque pizzichi molto della tua femminilità per tutte le cose. Basta. E eh, le nostre mamme, le nostre nonne lo non mettevano quello Andiamo. super elasticizzato. Passiamolo, erano, passiamo uh, lo passiamo allo uh, passiamo allo per strato. Devono chiamare proprio i pompieri Cioè le evasioni di Udin. Passiamo allo strato certo successivo Certo sono più leggeri no. adesso Sono di licra. Però camminare tutto il giorno con sta roba è In the middle of the night Cioè che poi vai <ride> al supermercato Per prendere i pelati E proprio si apre la faglia di Sant'Andrea Abbiamo... Ma ab... anche con i maschi eh, può essere così Ma perché? Perché ma... il maschio mette il body così Per tenere sì. tutto tirato E poi tira il cavalcavia Senti, ma... Sai come li riconoscerai i maschi con i body? Dalla voce in falsetto perché quando ti saluteranno faranno. Ciao Francesca! <ride> <ride> perché ci sarà. Poi voi avete anche il biglione: da che parte mettere il disturbo. Ascolta. I Laudi qua del muro di Berlino. Io direi che l'argomento è già Altra possibilità: non se non vogliamo questo, sì. vediamo. L'altra possibilità è questa. Altrettanto comoda E con no. la giarrettiera regolabile no. da uomo Cioè praticamente è un reggicalze al contrario Tu vedi te lo pinzi Il passaggio successivo è cucire i propri piombini da pesca sul bordo no, della camicia Sai che mi stupisce? Che ha preso 461 voti Eh non ma tanti. perché piace molto tanti, Piace sì, sì. D'altra parte meglio questo che vedere, sai, il maschio che si mette la camicia da una parte e dall'altra delle mutande la che, fuori che la, sta, la, la camicia fuori La proboscide, è dumbo La camicia fuori non sta male però Eh, eh Ma sì, ma è e fatto anche anche che... sì. Comunque, quanto mi manca? Quello che vuoi Allora signora. Basta che all cambiamo l'argomento. Allora, sì. No, questa cosa qua servirà quest'estate perché adesso finalmente Cinque minuti mi dici Ci dico. sono state delle aperture oh. eh? Abbiamo visto Draghi e Figliuolo, Drake e Sonny sì. Eh, l'hanno smollata un pochino praticamente potremmo fare tutto più o meno tutto Forché ballare questo però perché le discoteche al chiuso eh, no. eh. Beh, possiamo affittarci da soli il Cocorico a ballare Ma da soli io la prima volta che ho ballato era l'83 quindi non è un, per me non è un problema che mi riguarda Ci saranno delle aperture a scaglioni sì. Sì. dico con la A e non con la O Sì e, e quindi Draghi, Dragonfly e eh, Dragstore insieme a Figliuolo hanno stabilito sì. queste aperture e Figliuolo le ha firmate proprio con la penna d'alpino. Allora se non le avete chiare sì. ci penso io a eh, raccontarvele di nuovo. Eh, allora, Coprifuoco delle 22 spostato alle 23, sì. a giugno spostato alle 24, a luglio spostato alle 25. Consentite puzzette in ascensore dopo le 23, ma solo perché abita ai piani alti e non può trattenersi. Sì. Aperti ristoranti, pizzerie, kebab e porchettari con porchetta certificata no COVID. Ecco. Oltre alla tradizionale salsa tzatziki, si consiglia la salsa AstraZeneca. Oppure AstraZeneca e tzatziki, tzatziki e stazzeneca. Bene, riaperture piscine ma solo per nuoto ad orso, così soffi l'aria in alto, no rana, no delfino, ma soprattutto no stile pangolino. L'acqua delle piscine sarà comunque introdotta soltanto a partire dal primo agosto. Sì, gelaterie, ma solo coni con tre palle, due a scelta, crema, cioccolato, fior di latte e gianduia, ma obbligo di terza palla, gusto a mucchina, per potersi disinfettare lingua continuamente. Sì, gabinetti pubblici aperti, ma solo per donne. Apertura riservata ai maschi, esclusivamente per quelli di misura tra i 10 e i 14 centimetri, perché se di più c'è un problema di droplet. Si intendono ovviamente misure effettive, non quelle di cui ci si vanta al bar. Basta! Sì, bar aperti con sì. sorseggio caffè in massimo 20 secondi. Sì, mignolo alzato. No, cuoricino sul cappuccino, perché per farlo il barista si deve sporgere e rischia. Bene riapertura musei con ingressi contingentati da visitare solo in monopattino correndo come Bolt. <ride> Teatri finalmente aperti ma spettacoli a sipario chiuso, per sicurezza. <ride> Anche le PS subiranno cambiamenti anti-covid, i sei personaggi in cerca d'autore diventeranno tre. E a Natale in Casa Cupiello diventerà Ferragosto in Casa Cupiello perché d'estate il contagio rallenta. Sì, matrimoni, ma bacio alla sposa solo se risulti negativo a tampone molecolare. Se parroco vaccinato, tu sposo potrai dare bacio al parroco che per proprietà transitiva lo darà alla sposa. Ok, repertura sale bingo, ma per evitare affollamenti, esclusi premi per ambo eterno. Parchi giochi aperti ma solo se non si gioca, perché se giochi sudi, se sudi spari i gerbi. I bambini potranno quindi stare seduti vicino allo scivolo e giocare a bridge o a burraco. E infine discoteche per ora nine, tutte chiuse, prevista apertura a capodanno, ma solo ballo del qua qua, stando però uno di qua e uno di là. Luciana Littizzetto, brava Luciana, vieni. Ecco. Andiamola. Guarda, ma senti il pubblico di Rotterdam come pompa. <ride> Adesso mandiamo la pubblicità. No, volevo insieme a te ancora una volta mandare un saluto a Stresa, tra l'altro la sindaca di Stresa eh, sta sì, dicendo. Sì, è molto che difficile fare il mio mestiere, Stasera è proprio occasione. complicato, bravissima infatti, anche per questo è molto complicato. La sindaca di Stresa, tra l'altro che ovviamente insomma, è molto provata, è insomma, una comunità distrutta da questa vicenda, dice che i controlli erano stati recenti, insomma che. Eh, è una disgrazia, eh sì. quindi insomma purtroppo così è andata. Allora,